Heinz Harald Frentzen arrivò in Jordan nel 99, andando di fatto a scambiarsi il sedile in Williams con Ralf Schumacher. A Frentzen l'ambiente Jordan, più amichevole rispetto alla formale Williams, piacque fin da subito e si dimostrò a proprio agio con gli uomini di Eddie. Dopo un buon avvio di stagione, Frentzen fu protagonista di un brutto incidente in Canada causato da un malfunzionamento dei freni. Quello che il tedesco non sapeva era che nell'impatto si era fratturato una rotula proprio a metà e altre ossa della gamba. Nella gara successiva in Francia, a Magny-Cours, si qualificò al quinto posto. La gara partì sull'asciutto, ma ben presto incominciò a piovere e fu allora che emerse dal gruppo la sagoma gialla della Jordan. Il serbatoio della sua auto era il più capiente di tutte e per questo al suo pit stop i meccanici lo fecero ripartire con il pieno di benzina. Verso metà gara si fece sfilare da Häkkinen e da altri piloti, andando a fare fuel saving. Strategia che si rivelò vincente e che gli consegnò la prima delle due vittorie in stagione. Una volta tagliato il traguardo e continuando ad accusare dolore, si fece fare una lastra, per poi dire: «I medici ancora non credono quante fratture avesse la mia gamba, ho ancora la lastra per ricordo».